20 di gennaio 2014, Chiesa del Corpo di Cristo in Pagani, come ormai da anni, si celebra una santa messa per la polizia urbana, per i vigili urbani, quelli che sono vissuti nel passato, quelli che hanno lavorato, quelli che hanno dato, quelli che si sono sacrificati. È una preghiera per i tanti poliziotti urbani, vigili urbani, che oggi lavorano in questa terra e lavorano in tutto il territorio nazionale, facendo sacrifici e cercando di essere vicino alla popolazione. Tutto il corpo della Polizia Urbana di Pagani si affratella, si abbraccia intorno all'abaro, che è accompagnato anche da uno dei tre commissari prefettizi, dottore Passerotti. Sono qui molto volentieri per portare il saluto della commissione straordinaria, mio personale, a tutto il corpo della Polizia Municipale. Pare un'occasione unica, vengo da Roma per questo, ma vengo convinto per celebrare insieme agli uomini della Polizia Locale il giorno del loro patrono. È un momento molto importante per tutti loro, specialmente per i giovani. Ma oggi è un momento importante perché viviamo un periodo in cui c'è una carenza di valori e quindi il corpo della Polizia Municipale è un presidio di legalità, è un presidio di rispetto dei regolamenti della regolamentazione comunale e quindi è un presidio di uomini e di donne che va valorizzato. In questo momento abbiamo bisogno di questi punti di riferimento e quindi dobbiamo essere vicini alla Polizia Locale. Come tutti gli anni ricordiamo i nostri colleghi che purtroppo non ci stanno più, i nostri colleghi in servizio, per un aiuto divino di dare sempre il meglio nel nostro quotidiano lavoro e nell'attività per aiutare l'intera cittadinanza. Per rendere onore al Corpo dei Vigili, vero baluardo di legalità e presidio delle istituzioni per strada, grandi lavoratori, grandi professionisti, spesso criticati, invece vanno valorizzati e credo che a Pagani abbiamo un modello di professionisti veramente all'altezza del compito che dobbiamo incoraggiare e in questa giornata anche ricordare l'impegno e perché no, quanto fanno per la nostra città. È un'occasione questa non soltanto per ricordare San Sebastiano, per pregare per la Polizia Municipale, ma anche per pregare per l'amministrazione comunale, che dovremmo averla tra poco, per tutta la casa, tutta la famiglia comunale, perché oggi è tutta la famiglia comunale che si riunisce in occasione di San Sebastiano.